Buonasera amici di Fano TV, benvenuti a questa puntata di Dopo Cena, una puntata nella quale parleremo di una forma di commercio che ultimamente sta prendendo sempre più piede, sarà presente anche nella nostra città con una nuova veste, con un nuovo sito e siamo sotto le festività natalizie, quindi insomma, gli acquisti sono una parte centrale di questa parte di anno. E allora facciamo subito le dovute presentazioni, salutiamo Davide Passeri, buonasera, benvenuto qui sui nostri divani, che è il fondatore di un sito internet che si chiama NetCoupon e che propone una scontistica su tutta una vasta gamma di offerte commerciali e quindi vogliamo capire anche come funziona questo meccanismo estremamente conveniente per ambedue le parti, sia per chi lo utilizza come utente e sia per il commerciante. NetCoupon e Davide e la sua organizzazione stanno nel mezzo, sono il trade union tra la domanda e l'offerta. Allora, innanzitutto due domande su di te, io in apertura te le voglio fare, come ti è venuto in mente di fare questa cosa, poi cerchiamo di capire come funziona. Mi sono chiesto quale poteva essere la richiesta della gente. Alla gente piace risparmiare rimanendo a contatto con lo stesso commerciante e è nata l'idea di NetCoupon Fano. E quindi insomma hai messo in contatto appunto i commercianti. Esatto. E i clienti. Siamo un punto d'incontro tra la domanda e l'offerta. Come è strutturato questo sito? Come funziona? Spiegaci materialmente come orchestra. NetCoupon è una città virtuale con tutte le categorie possibili e immaginabili. Svariamo dalla ristorazione fino al cambio di treno gomme termico e molto semplice da gestire tutto quanto. Non richiediamo né la registrazione, ci sono dei coupon con scontistiche superiori anche al 50% e si paga direttamente al commerciante dopo aver sfruttato l'offerta. Ok, quindi insomma chi accede al tuo sito vede una serie di offerte, esatto, che sono dietro queste offerte strutturate dai commercianti, esatto, che sono all'interno del tuo sistema. Sì. Ecco. E una volta che poi il commerciante insomma aderisce a questa proposta, lui come struttura la sua offerta? Parlando chiaramente dal punto di vista suo, del sì, commerciante. Identifica chi si rivolge proponendogli quello che loro vorrebbero di base. Uh-huh. Ad esempio nella ristorazione fanno dei menu sulla singola persona o comunque sia sulla coppia, includendo sia il coperto che le bevande, un'offerta in sé per sé completa dove si capisce che oltre quella cifra esposta non si spende più nulla, non ci sono le classiche sorprese. Ecco. Invece dalla parte dell'utente, come funziona il meccanismo? È molto semplice, l'utente deve identificare l'offerta che lo ha colpito, presentarsi direttamente dal commerciante di fiducia, mostrare tramite tablet, smartphone o stampando l'offerta che è venuta a conoscenza di questo tramite il nostro sistema, sfruttare in sé per sé l'offerta e alla fine pagare direttamente in sede. Ecco, quindi insomma è un rapporto anche diretto, sì, 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 tra, sì, il commerciante e, esatto, e l'utente. Parlavi di una città virtuale, sì, perché una città virtuale? La città virtuale perché comunque sia una città in sé per sé offre tanti input, tutte le varie categorie possibili e immaginabili. Salute e benessere, ripeto, la ristorazione, oreficerie, agenzie di viaggi e tutto. E quindi nella nostra città virtuale offriamo tutto quello che realmente può offrire la città di Fano, allargata con Marotta, Fossombrone e via via. Ecco, c'era chiaramente da specificare questo perché l'ambito comunque è un ambito locale e, certo, conosciuto. Questa è una cosa alla quale tu ci tieni, sì, particolarmente. Sì, diciamo che i commercianti che collaborano con il nostro sistema si rivolgono realmente a persone che conoscono e chi sfrutta il nostro sistema, gli utenti, ottengono delle offerte dai loro commercianti. Il nostro motto è risparmiare senza cambiare le abitudini.
Ecco, senza cambiare le abitudini, quindi senza dover cambiare, come dire, esatto, l'utente, cioè chi mi dà il servizio, esatto, quindi il parrucchiere, il gommista, sì, il ristorante, sì, dove io abitualmente vado. E se questo aderisce a NetCoupon, il vantaggio è tutto mio, insomma. È logico. La scontistica è importante, è una bella scontistica? Le scontistiche variano dal 20 al 60%. Mm. E comunque sia, sono un'ottima scontistica, perché certo, comunque può far comodo. Quali sono i vantaggi per le due categorie che sono, insomma, sì, i tuoi attori? Quindi quali sono i vantaggi per un commerciante a inserirsi in un contesto come questo e quali sono i vantaggi del cliente, dell'utente? Il commerciante che collabora con il nostro progetto ottiene un'ottimizzazione della giornata o della settimana in sé per sé, proponendo la propria attività a suo piacimento, cioè è libero di scegliere sia le scontistiche che i servizi che la validità delle offerte. Ha a disposizione 8 offerte mensili e non ci deve riconoscere nulla quando il sistema porta persone. Quindi è molto semplice da gestire e ha un impatto vincente. Esatto. Mentre l'utente che sfrutta il nostro sistema non deve registrarsi, non deve pagare direttamente il sistema, ma deve pagare dopo aver sfruttato l'offerta al commerciante di fiducia e ha l'opportunità di poter risparmiare rimanendo, diciamo, in casa. In casa, nel suo insomma, panel di fornitore abituale. Allora, se ho ben capito, il vantaggio è anche quello per il commerciante di ottimizzare anche alcuni momenti morti della propria, esatto, attività, sì, per dire, faccio, sì, un esempio, se il mercoledì sera è una serata un po', insomma, a vasca bassa, come, sì, si dice, per quella determinata categoria, magari io concentro le mie offerte in questa opportunità, certo. Ecco. E quindi, insomma, noi non imponiamo nulla, sono loro che decidono come presentarsi al nostro pubblico, diciamo. Il concetto è questo. L'imposizione la vediamo come negativa, libero arbitrio. Libero arbitrio. No, sì, noi consigliamo la nostra versione, possiamo dare degli input, niente di che, ma la decisione finale spetta loro. Insomma, qual è il settore, insomma, comunque nominati diversi, qual è il settore che più, insomma, è il settore più presente nel tuo settore? Allora, ci sono la ristorazione, diciamo, che interessa a tutti. L'estetica, salute e benessere è un canale che interessa prevalentemente al pubblico femminile e sono due categorie che si difendono molto bene. Ma noi non intendiamo soffermarci a queste due categorie, ma dare, come accennavo precedentemente, tutto quello che può offrire una città. Da un'agenzia di viaggi al gommista, alla gioielleria. Abbiamo iniziato una collaborazione con una realtà che consegna pellets a domicilio direttamente e quindi cerchiamo di allargare tutti gli orizzonti possibili e immaginabili. Quindi, insomma, nessun limite alla fantasia commerciale di, esatto, di NetCoupon. Chiunque lavori al pubblico è adatto a collaborare con NetCoupon. Allora, è bello comunque sia, oltre al di là della possibilità che i clienti hanno di sfruttare, insomma, gli sconti presenti nel sito, che Davide Passeri sia qui di persona, perché spesso, io questo lo dico anche da utente, quando ci troviamo a interagire con un sito di viaggi, che ce ne sono tantissimi, di anche proposte commerciali come alcuni siti di caratura nazionale e internazionale, senza fare nomi e cognomi per fare pubblicità, ci si domanda sempre chi c'è dall'altra parte, esatto, chi sono. Invece in questo caso tu hai voluto proprio far vedere che sei, sì, una persona fisica. Esatto, ci mettiamo la faccia. Ecco, ci mettiamo la faccia. Bisogna metterci la faccia, esatto, e credere in quello che si fa. No, sicuramente, per avere più stimoli. Più stimoli. Allora, nel front page del tuo sito, sì, però ci sono alcune offerte più in evidenza. Esatto. Che cos'è questa pagina? Questo si chiama coupon in prima fila, sono le migliori offerte della settimana, un'offerta per categoria e qui abbiamo scontistica pari o superiore al 30%. Ecco. E no, è un'ottima, è un ottimo input, diciamo, sì. Direi di sì. Esatto, no, siamo molto soddisfatti del coupon in prima fila. Vi dà commercialmente, insomma, un buon riscontro. Sì, no. Se io
utente X, decido di accedere a una categoria, facciamo quella più facile, ristorazione, sì. Basta che io vado su ristorazione, ci clicco sopra. Esatto, cliccando sulla categoria della ristorazione si apre il mondo della ristorazione, con a sinistra tutte le attività che collaborano con noi in ordine alfabetico e centralmente otteniamo tutte le offerte. Cliccando su una qualsiasi attività si entra nelle specifiche della determinata attività. Certo. Esatto, dove abbiamo il logo in alto, i dati sensibili, nome, cognome, mail, numero di telefono e via, una piccola storia dell'attività e sotto 8 coupon al massimo. Ah. Questi coupon comunque sia sono rinnovabili e decidono loro se mantenerli o modificarli. Noi consigliamo di valutare la stagionalità, cioè in inverno potrebbero andare più determinati servizi ed estate altri, in modo da percepire meglio l'attenzione del pubblico. Questo è. Esatto, sì, cliccando sul coupon andiamo nelle specifiche del coupon, dove c'è segnato tutto, la validità, il prezzo iniziale, il prezzo finale, la scontistica e quello che comporta direttamente l'offerta. Come funziona? Basta semplicemente cliccare sul coupon, si apre un'immagine e questa sarà quella da mostrare al commerciante per usufruire dell'offerta. Ah, rapido, sì, molto semplice. Molto facile, non c'è da stampare, aderire, fare. Quindi, insomma, uno se vuole mostra anche sul telefonino o sul tablet. Esatto, tramite smartphone. Se richiedono la prenotazione, logico, è sempre meglio fare la prenotazione telefonica, presentarsi, mostrare che si è venuti a conoscenza tramite lo smartphone del nostro sistema e usufruire di quello che abbiamo a disposizione. Quindi molto facile, molto, molto, molto easy, molto immediato anche come sì. Metodica. Perché abbiamo evidenziato questo aspetto? Perché è un plus aggiuntivo di questo sito che, a differenza di altri, insomma, non richiede di stampare, si conosce, perché insomma, ci sono altri siti dove tu non sai dove vai a finire. Insomma. Esatto, un pochino più complicati da gestire da ambe le parti, esatto. Dove spesso possono richiedere anche la traslazione economica, il pagamento tramite carta di credito e via dicendo. La mia opinione è che non sai chi c'è dall'altra parte, come accennavi precedentemente, e quindi rimane un punto di domanda. Mm-hmm. Esatto, io insomma, vedo l'offerta, vedo lo sconto, vedo che cos'è, ma non so. Esatto. Invece i vostri è un panel commercianti conosciutissimi. Esatto, se non dovessi conoscere, l'eccezione sia che non dovessi conoscere la determinata attività, puoi fare un giro di perlustrazione per vedere realmente chi offre quel determinato servizio. E quindi insomma puoi fare una ricognizione. E soprattutto anche, come dicevamo prima, la possibilità di fare dei raffronti, no? Cioè certo. Il cliente in questo modo ha possibilità di fare dei raffronti. Questa è un'altra cosa. Un input positivo. Esatto. Allora, non vi volete fermare, non ti vuoi fermare, no. Soltanto a questo. Quindi hai insomma sempre un work in progress avanti. Certo. Che cosa metterai in campo per i prossimi periodi su questo sito? Non ci vogliamo soffermare solo a Fano, ecco. Vogliamo allargare tutte almeno le città limitrofe, tipo Pesaro o Senigallia. E vorremmo anche puntare sulla città di Perugia, perché comunque sia sappiamo tutti che il pubblico perugino, o comunque sia umbro, sì. È un fidelizzato della costiera marchigiana. Esatto. E quindi a quel punto potremmo ottimizzare molto di più il tutto, il commercio, certo. Sì, nella nostra zona. Questa è una strategia commerciale, sì. Vincente, perché penso, no? Osservare il mercato, capire quali sono, esatto. Le persone, no? Identificare qual è la richiesta per poi poter offrire un determinato servizio. Certo, quindi insomma, visto che vengono tanti, sì. Perugini, tanta gente umbra qui a passare i periodi insomma, esatto. di festività da noi, perché non dargli la possibilità anche di conoscere? Bene. E quindi questo può essere un buon stimolo. Certo. Ascolta Davide, allora, per il periodo di Natale non avete pensato cose particolari, però
insomma, comunque sia... Ci sono adesso in sé per sé che mi viene in mente così, un refeceria ha fatto delle determinate offerte per il periodo natalizio e tutto quanto, comunque ci sono tante, tante possibilità sia nell'estetica che nella ristorazione da poter sfruttare per un attimino anche risparmiare dei bei soldini, che potrebbe fare solo che comodo. Certo, sappiamo che il periodo è quello che è, e dal punto di vista proprio dell'economia in generale e anche del lavoro, che spesso insomma limita in questo ambito le possibilità economiche di spese, di famiglia, di quanti vogliono comunque in maniera insomma più che dignitosa festeggiare nell'ambito del possibile. Allora questa proposta commerciale cerca di fare anche un'operazione socialmente utile, cioè cercare di offrire a tutti la possibilità di comunque, no? Poter con quello che si ha a disposizione, con le somme che si decide di investire, ottimizzare la propria spesa, perché insomma, no? Magari con 100 euro normalmente prenderei due cose, con il coupon magari 4, 5, 6 ci scappano. Benissimo, sì. Abbiamo inquadrato la cosa. La cosa. Confermo. Bene, senti, ti sta dando soddisfazione questa avventura fino adesso? Sì, sono molto soddisfatto del sistema, del progetto e tutto quanto. Rispondono molto bene sia gli utenti che i commercianti. Da quando abbiamo anche iniziato la collaborazione con Fano TV, la nostra visibilità è notevolmente aumentata. Il nostro circuito, precedentemente ci muovevamo soltanto sul circuito di Facebook, come tutti sappiamo oramai Facebook ha colonizzato totalmente il mondo e a livello mondiale, però l'input televisivo ci ha dato anche quella marcia in più, che ringraziamo anche voi. E va bene, noi ci prendiamo i tuoi ringraziamenti, ci fa piacere insomma che nuove attività commerciali, comunque grazie anche alla visibilità insomma, che i media danno, possono avere uno sviluppo a vantaggio di tutti, perché io penso che qui non ci sia soltanto un soggetto che ne trae beneficio, qui ci sono più soggetti, c'è il cliente, c'è il commerciante, c'è Davide con la sua impresa e quindi comunque sia, è una questione anche di socialità e di economia totale. Sociale. Totale, insomma, totale. La convenienza è a 360 gradi. È reciproca. Esatto. Va bene, Davide, grazie per essere stato qui a con voi, noi, signori. E averci illustrato questa tua avventura che speriamo ti dia grande soddisfazione. E speriamo che questa avventura di Davide dia grande soddisfazione sia a noi utenti, a noi clienti, sia che ai commercianti che vorranno usufruire di questa piattaforma per presentare le proprie proposte commerciali. Per questa puntata di Dopocena è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi rimando alle prossime. Ciao e arrivederci.